Allora. Cerchiamo di andare verso il tartarugone. Ammazza che spettacolo però. Allora, avevo letto una nota che diceva che prima bisognava fare piazza pulita attorno. Ora vediamo che significa. Senza testa? Ma ci vedono bene. Arrivando da là li prendo alle spalle. Non dovrebbe vedermi in ogni caso, quindi facciamo così. Spalle. Ok. Spada dritta del vassallo, bella, ma la guardo.
figata sta cosa, veramente molto ingegnosa, molto intelligente, molto ispirata anche a livello artistico. E ok, ma come cazzo salgo? Devo utilizzare il cavallo? C'è la scaletta, niente, sta a posto, sta a posto, sta a posto, sta a posto, non ci pensa più. Questo è un altro dungeon, dico. Ah, ecco, ma non c'è il dungeon, quello è la primaria. Perché mi siete inculata? Menu duplicazione rimembranze. Il menu duplicazione rimembranze consente di duplicare le rimembranze ottenute. Questo vale anche per le rimembranze da cui è già ricevuto poteri. La duplicazione può essere eseguita una sola volta per mausoleo. Ok, duplica rimembranze di innestato. Non lo so, non so che ho fatto. Quindi adesso posso prendere sia la testa di drago che l'ascia, cioè entrambe cose che non posso mai utilizzare. E magari mi sono giocato il mausoleo, non dovevo farla sta cosa. Ok, ho appena realizzato di aver fatto una grossa cazzata. Tutto bene. Onesto, onesto, cioè. Le prime run servono anche a questo. Allora, dunque, no. Io devo assolutamente... terminare la prima zona. Quindi devo terminare questa parte di qua. Posso chiamare il cavallino, no? Corri, 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 corri. Tombero e degli ecriti. Ah, sappiamo come dobbiamo evitare questo tipo. Siamo già morti 2 milioni di volte. Sappiamo dove escono i tizi qua. No, però, piglialo. Perché se sono tosti, se sono tosti. Ho sbagliato, cazzo. Allora aspettiamo, poi dobbiamo fare il giro. Vi ricordo la prima volta mi ha fatto veramente cagare in mano quando ha fatto il giro. È stato veramente inquietante. Ho detto, ma che cazzo? Vado di là. Bam! E ha fatto il giro e mi ha pestato a sangue. Eccola. Qua ero morto una volta. Madonna, ma sono proprio... Allora, qua mi serve assolutamente la torcia. Fare un casino della Madonna con la torcia, però va bene. Questo balista a mano, ok, allora. Ah, dovevo leggere la descrizione delle armi, però mi sembra un po'
può anche scendere. Poi è estremamente terrore di dovermi rifare tutta la strada, quindi andrei abbastanza dolce. Ecco dove ero morto. Porca mignotta. Ero morto di qua. Allora aspetta, magari bisogna andare veramente più giù. Guarda che una bella... Dov'è? Aspetta, cazzarola. No, dove cazzo vai? Aspetta, togli sto robo. Devo trovare un punto di salvezza. Ah, devo andare di là. Ora che fa tornare di qua quello. Sì, torna. Sperando che non mi inculi. Aia. Vabbè, un boss qua, ma siete proprio cattivi. Siete proprio cattivi. Sento dello schifidume. Bellissimo comunque. A parte il fatto che mi sta facendo il culo. A parte il fatto che mi ha ucciso malamente. A parte il fatto che sono morto malamente. A parte il fatto che non si capisce un cazzo quando si muove. Tanto. Sento così. Si può evocare. No, stato di Marika, per carità di Dio, sono stato 2 ore per arrivare qua. Difficilissimo questo dungeon, eh? Chi posso evocare? Medusina? Ma secondo me è inutile qua invocare. Thank you.
Via, 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 porca cazzata. Quella, non vedo un cazzo. Eccola. Via, 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 via. Merda. Io sto usando il lotto, quindi sto scegliendo di non vedere nulla. Aspetta, aspetta, si è suonato in qualche maniera. Aia. Dove cazzo è? No. Aia, e niente. Non sto vedendo niente, sto andando totalmente a caso. Dove cazzo è? Eccolo là. L'abbiamo ritrovato. No, giusto così, giusto così. Va tolto il lock, va colpito a caso. Allora io andrei così. Ah, le anime gli ho lasciato, porca gnotta. Ma dai. Io ho lasciato le anime totalmente. C'era un momento in cui l'ho suonato, ma non ho capito quando. Non sto colpendo bene. Beh, qua ho avuto fortuna, molto fortuna. Madonna, non si vede niente. No, questa non la devo imparare a riconoscere, questa. Una, due, va bene. Ma non vedo niente, non vedo. Vabbè. È proprio alla cieca. Quella, dove cazzo sono? Via, 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 sono morto. Via. Allora, non so cosa convenga evocare, in effetti. Vediamo cosa abbiamo come strumento di evocazione, no? Questo secondo me li fa fuori in 2 minuti. Ma proviamo questi, va. Vabbè, ma ha distrutto tutto, ha distrutto. Non è neanche arrivato. Ma
Ma dai, ma che cazzo ci sono un dito in bocca io? Vaffanculo, mignottone. Via, 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 via. Vabbè, ma scusami, sono pure all'angolo. Vabbè. Niente, è andata. È andata malissimo. È andata e pure malissimo. Vabbè però. Cioè, se consideriamo colpo trigger tutto il suo corpo, cioè qualsiasi cosa mi fa fuori, cioè di che stiamo parlando? E andiamo con la Medusina, va che è compagna di tante avventure. Vabbè però avevo lo scudo su, poi posso dirlo. Ma che cazzo? Da dove viene? Via, 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 via. Porca mignotta, ho detto via. Aia, aia. Vaffanculo però. Vabbè però scusatemi, eh. No, era morto, era morto, era morto. Con una mischietta in più ce la facevo. Ah, tra l'altro si era pure avvelenato, cioè era andato tutto perfetto, era andato. Era andato tutto perfetto, mannaggia. Una boss fight veramente confusa. Però la Medusina ancora una volta, mamma mia che aiuto. Ma dai, ma non è vero! Vabbè, sono morto, cioè. Va bene, per carità di Dio, benissimo. Ti sono va bene. Abbiamo lasciato pure un sacco di cazzo di anime. Ma di nuovo. Certo, con figlio di Troia che non c'è una questione. Via, 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 porca mignotta di Eva. Dove cazzo è? Un po' il drago famelico 2.0.
prendi anche un attimo con l'amica medusina, però. Aspetta, che dovrebbe avere un punto dove... Aspetta, aspetta, qua, no! No! No, era fatta! Ma cazzo è? Via, via! Non so dove sia! Cazzo! Ero già andato via! Dai Medusina, che ce l'abbiamo fatta! Via, via! Bravissimo! Bravissimo Maurizio! E bravissima Medusina! Medoro! Cena di Oleg Cavaliere Esula, ah, mi sembra cazzuto questo. 15.000 anime, minchia. Ma adesso potrei rivisitare la zona senza il cavaliere? Ma devo comunque... c'è il baracchino là che mi ammazza. Oh, il cavaliere Esula, attenzione. 100 di PA, wow. Sarà cazzuto e cattivo questo. Io lo sento muoversi comunque. Allora io torno all'inizio, mi spendo le mie animelle, casomai ritorno. 15.000 animali sono belli belli. Anche se 15.000 animali potrei comprarmi l'armatura del cavaliere. Che mi stuzzicava. Facciamo così. Tanto per adesso siamo tini di livello. Insomma, ce la boss a parte ce la stiamo cavando. Andiamo a comprare. Robe. Altri di livello un parolone. Sì, sì, qua. Andiamo a comprare cose. Sono 3 e 3 6 e 3 9 13 e 5, sì. Tutto il set da cavaliere. Vediamo come ci sta. Equipaggiamento set da cavaliere è più leggero, stesso peso, ok, non è esattamente bellissimo però va bene, va bene, però bello, cioè molto bello, bellissimo. Allora aspetta, io ho trovato delle altre robe. Pugnale no, spada dritta del vassallo, critico 110. È sovente brandita dai fanti al servizio dei signori, al servizio dei signori. Presenta macchie scheggiature dovute all'uso, ma nel complesso appare conservato in buone condizioni, sebbene i soldati che la brandiscono siano ormai preda di una follia cieca. Invece lo scudo che ho trovato era questo. Protegge 100, è migliore in tutto, però pesa di più. Scudo dai più grandi di taglia medio, rivestito in ottone, di uso comune ai tempi della discrezione. Allora questo lo mettiamo, eh. È un bello scudone. Siamo belli armati così. Sarebbe molto bene esteticamente il mazzone. Mazzone chiodato. È proprio da una cavaliere vecchio style. Sarebbe interessante anche provare questo. Zanna del limiere.
so se potenziarmi anche la bastone, cioè vorrei trovarne di più cazzuti in realtà prima, se ce ne sono. Intanto vediamo se qua il cavaliere si è fatto un attimo i cazzi suoi. Buonanotte ai sognatori. Via. No, io lo sento ancora livellarsi. Così. Ah vabbè, c'è il trigger che se lo tocchi non lo ammazza. Va bene, va benissimo, mi sta benissimo. Mi sta super bene. Vabbè, se 1500 anime le diamo in regalo. E però secondo me qualcosa c'è da fare qui ancora. Secondo me c'è ancora qualcosina da fare là. Allora, qua ho trovato una grotta. Catacombe, guardia robo. Non mi dispiacerebbe cambiare arma ogni tanto, come sto cambiando armature e scudi. E io non ho più di queste chiavi. Ma che fa? Passa il tipo. Potrei comprarne qualcuna di queste chiavi, non ricordo neanche dove però. Qualche mercante li aveva. Allora, questo è un dungeon con la porta da aprire, molto bene. Dungeon sono esattamente in copia a Bloodborne. Credo che siano creati proceduralmente. Oh, ma che cazzo vuoi? Una mignotta. Cavaliere con questo scudo alla katana fa un po'. Ah, ne sento più di uno. C'era un terzo che sembra più cattivo degli altri. Venghi, venghi! Si ripercuote, no! Non l'ho scordato che si riassembla il tiro. Madonna! Senti, io devo recuperare un po' di... Bello sto scudo, molto bello. Credo che abbia trovato l'insenatura giusta per infilarci la freccina, quella proprio pam, lì nel collo, vedi? Dove non c'è armatura, perfettamente. Scena proprio da film, comico. Basso livello, tra l'altro. Aia, no, ho sbagliato arma, ho sbagliato. Venghi, venghi. Con l'arma magica rinascono, sì, rinascono.
Sarebbe lì la cosa, però le armi sacre, le armi magiche. Sento un rumorino piuttosto poco piacevole. Stata! Però è bella sta katana, eh. Bella la katana. Ah, il fuoco forse, sì. Guarda, è lo stesso dove c'era la andare? Scheggia di osso umane, saranno le nostre. Ce ne sono 2 milioni. Aia, aia. Cazzo è sbucato quell'altro. Aia, aia, aia. Porca mignotta. Dove sta l'inculata là? Sta ovunque. Porca puttana, ho sbagliato tasto. Via, via. Aspetta, aspetta. Siamo con caparbietà. Caparbietà. Senza paura, senza paura e senza timori. Aspetta. Aspetta. Bam! Che rischi. Tra l'altro è spuntato uno dal nulla con le bombette. Testa parlante, grazie. Questo è un rimando da Dark Souls 1. Chi è quello con le bombette? Guardalo là. No, mai giù. Merda, come cazzo faccio a sentire? Questa è una bella genialata, eh. Piano piano. Evitiamo le inculate, eh. Siete tutti morti qui? Tutti morti? Siete morti veri o morti finti? Dai, che non so se c'è un modo di svegliarli prima del preventivato. Venghino. Quello è uno spadaccino. Venghi, venghi. Venghi,
signori. Venghino, signori. Venghino. Sarà un'altra inculata qua. Spalle al muro. E vabbè, però siamo. Bene, queste cose ci serviranno per potenziare i nostri bei. Quella è la statua. E da qui alla statua, qual è l'inculata? È possibile ci sia un inculato ogni 2 metri? No, dai, qua lo posso fare tranquillamente. Tanto non c'è il boss, non spacca il culo. Prima di andare dal boss, tra l'altro io c'ho le mie anime da qualche... Ah, giusto, perché sono morto, che se ne ricordo. Ok, io posso andare direttamente dal boss senza uccidere nessuno, penso di sì. Potrebbe essere un bossino come un bossone, chi lo sa. Vediamo un attimo. Vediamo subito. Ma qua non c'ho le chiavette. Aspetta, questa però me la devo segnare. Però qua non la segno. Lo segno qua. Forziere. Perché me lo segno là, poi lo scelgo nella mappa normale e non lo trovo. Ah, vediamo di che morte dobbiamo morire. Guarda che veloce. Quella sanguinamente. Sanguino, sanguino. Sanguinamento. Posso provare? Ti dico, no, non c'ho i trucchi necessari. Oppela, oppela! Ma stai fuori giovane! Vabbè, era una merdina, però si prendeva bene e si squartava. Looter senza testa. Interessante, questo potrebbe sostituire l'altro tipino. Resina di radici, vedi qua? Tutti questi corpi delle radici che provano quasi a seguire le radici per andare su. O sono stati inglobati dalle radici. Questo è a pancia sopra. Molto essere Bloodborne questa cosa. E allora io questo lo sostituisco un attimo, perché no, 104 addirittura. Io quanti PA ho? No, 84, se ciao. Ci abbiamo 72 livelli per arrivare a 100. Vabbè, quindi lo tolgo, Ci metto gli ubriacon qua. Allora, dunque, io vorrei terminare questa piccola avventura andando ad espugnare questo. Questa piccola rocchetta. E aspetta, anzi no. Lui vendeva delle chiavi. Tu avevi una bella chiavetta. Ah, una, me ne avevo sotto il pacco. Che fregatura. Allora, vediamo se posso aprire quello che dovevo aprire. Bene, servono di più importanti. Posso? Posso. Beh, è bastata una. Oh,
bella. Tutto per? Cimitero del guerriero nomade non 9. Beh, 9 comunque sia è interessante. Cosa posso fare di più? Freccia, pietra, crobaleno. Che fa? Luce colorata all'impatto. Nardo d'osso incendiario. Questo potevo fare. Freccia d'osso incendiario. Freccia d'osso incendiario. Ok. Cotone morbido. Ah, i danni da caduta. Freccia incendiario. Posso incendiare con la caccia. Basso del rancore, aspetta, attenzione. Oggetto creabile con un vaso incrinato e incartato da una visione molto antica. Lancialo per provocare apparizioni che braccano febbrilmente i nemici. Attenzione, questo è interessante, come si crea. Viola sepolcrale, scheggio di osso umano, quindi quelle cose che si trovano qua. Danni sacri, posso provarne uno. Ma è per curiosità. Taglio questi manuali, dove li trovo? Da qualche parte li troverò. Dipinto profezia, esamina. Opera di un artista errante, l'evocazione di un dipinto intitolato profezia. Sembra che l'artista abbia catturato il passaggio visto attraverso lo sguardo di chi sta per essere stretto all'abbraccio della morte. Ancora oggi visitare i luoghi immortali al dipinto permette di completare l'artista, di comprendere l'artista dei suoi ultimi momenti. Non so cosa significhi questa cosa. Ne ho due semi d'oro! Ne ho due semi d'oro! Cazzo di coglione! Non li uso, bolle, aggiungi carica! Ah, ma giusto, ne servivano due, niente. Sono tornato sano. Come sono distribuiti? Aspetta. Per adesso sei uno, però vorrei investire un po' di più sulla magia. Investire un po' di più sulla magia ai prossimi livelli. Di più sulla magia. Vado a dare quella direzione. Guarda che cavaliere prode. Cavaliere prodi. Il cavaliere prodi. Andiamo a espugnare quella rocca. Ah, io ricordo che quella rocca ce l'ho qui in lontana con la balista. Tutto, facciamo che ci fanno i cazzi nostri. Devo ammazzare il tipo con la balista. No, no, non vi siete accorti di niente. Vedete che se n'è accorto il tipo, però è a cavallo. Forse non scende. Vabbè, in ogni caso si deve fare tre piedi in scala. Un po' di tempo. Allora, io farei una cosa del genere. Zagatata pam! Allora, magari mi trasporto in un altro posto che magari è conveniente anche vedere, però prima vorrei uccidere, vorrei eliminare la zona per stare sicuro di aver visto tutto e poi mi faccio intrappolare. Quello che fa reppa.
vorrei anche un attimo provare il... Sì, vabbè, tu fai, eh. Ho creato il vasetto, no? Madonna, mi sta venendo da vomitare. Era tutto questo la potenza del vasetto. Andiamo, andiamo gli ubriaconi. Ubriaconi, aiutatemi. Spada. Madonna. Ho fatto sentire lo spada. Ma dai, il petto, dammi il petto, dammi il petto. Mi ha dato un cazzo, mi ha dato. Oh! Ma che sei fuori in gioco? Allora, io ringrazierei gli ubriaconi che mi hanno aiutato. Però a col tempo... Ah, qua non c'ero stato prima. E... Zatapam! Aspetta, fammi fare un backstep. Guardo. Testa di libellula gigante. Molto bene, molto bene. Molto apprezzata la testa di libellula gigante. Chi non vorrebbe averne una? Sono anche deodoranti. Allora, join Jolly. Oggi comunque sia due boss fight, anche se erano due mezze seghe. Due mini boss fight. Poi vediamo sto coso dove cazzo ci deve portare. Vediamo un po'. Tra poi trasferimento. Vabbè, vediamo. Vediamo un po' dove cazzo ci va a piazzare. Capitale reale. Dove siamo? Oh oh. Dove mi ha portato? Wow, siamo proprio sotto l'albero. Questo è l'Anorlondo. E quello è un drago. Quello è un cazzo di drago, ma non come quello che abbiamo ucciso noi. Quello si chiama un cazzo di drago. Mi ha portato verso una boss fight che di fine gioco che praticamente mi ucciderà e non ho alcuna possibilità di tornare indietro. No, c'è un palo. Usiamo, sì. Quindi io volendo potrei salvare queste 2000 anime. Non sai che ti dico io. Cioè, sicuro 99% una boss fight qui. Quindi a sto punto io sti 2000 anime me li investo e poi vado a morire là, faccio finta che non è successo niente. Ah, signor Babbo Natale giallo, sì. Dammi tutto quello che c'hai, va? Queste chiavi sono importanti. Have a safe
Perfetto, non è successo niente, mi hanno intrappolato, non so come andare via, eccoci qua. Monte divino, cioè questo dovrebbe essere proprio la fine del gioco, o fasi finali comunque sia. Strana sta trappola di trasferimento che ti porta in porti più avanzati del gioco. Questo è uno di quelli che sembrano i cavalieri di hanno avuto un po' più grande, più cattivo. Eh no, è più cattivo del tutto. Il sound qua è meraviglioso. Mi sono preso quello finanziere. Talismano della Ruggiera Benedetta. Attenzione. Ripristina lentamente PV. Interessante questo pure. Questo è pure interessante. Potrei provarlo al posto di questo momentaneamente. Giusto per provare come vinci di nuovo. Ah, ma non c'è nient'altro qui. Infatti, quindi forse qua proprio non ci posso... Là sicuramente muoio. Ok, quindi mi ha fatto fare quello che dovevo fare. Devo dare anche uno scorcio a quello che sarà il proseguito del gioco. La posso togliere e mi farei una visitina in spiaggia, io mi darei una controllatina alla spiaggia e boh, e a questo punto mi compro pure la terza chiave da sto tipo. No, ok, sì. Tanto mi ha regalato 3000 armi, tanto ne andrò a perdere. Da un po' che non livelliamo però. Allora, io partirei proprio dall'inizio della spiaggia, per non perdermi proprio nulla, anche perché c'è gente strana qua. Eccoci qua, ma sono scheletri. No. Cioè sì, sono scheletri, ma non sono quegli scheletri. Sono tipo naufraghi. Ma torno qui?
vecchietto. Forse gli conviene stare sottoterra. Sì, ci sono una serie di barche naufragate e quei tipi molto confusi. Alcuni di loro stanno cercando di ritornare in acqua. Potrei anche un attimo provare. Aspetta, aspettate, arrivo. Quanto sono dei pidocchi questi? Sono scarsini. Vediamo. Questa lenta è lenta. Allora, questo di sanguinamento quanto fa? 45. Sono 50. Invece quella di qua 50. Beh, non c'è tutta questa differenza allora. Come va? Ci sono una marea di pericolosissimo. Interessante, vediamo, proviamo anche questo, che stiamo provando tutte cose. Ma la posso provare, cioè. Ah, questa è quella del guardiano. Spada lancia. Ok. È interessante la spada lancia. Ah, il moveset della spada è un po', fa anche danni di affondo, corsa, così, ok, ecco, non è super veloce, eh. Non è male. Ma questi non danno niente, perché li sto ammazzando allora. Beh, questo è importante, non farsi abbracciare. Aia, ma che cos'è? Days Gone? Allora no, aspetta, qua mi serve la katana, perché sono uscito il macello. Pericolosissimi. Questa è rispolata per precisare. Cosa vola?
utilizzare la lancia però. Ah, non si può bloccare, come è avanzata. Qualche volontario. In gregge questi sono pericolosi. No, bisogna isolarli. Ah, vabbè, ma che mani che c'ha, signore! Oh, scusa, non potevo... Porca puttana! Oh, ma che cazzo! Due, sei metri fa, cazzo! Prenderli alle spalle. Pagano manco un cazzo. Andati, no, non sono andati in quel. Anche il nemico più babbo tipo che prendi in quella. Che hanno tutte le loro peculiarità adesso. Voglia questa spiaggia per arrivare qualcuno lì. Ok, mi ha destinato una pollina, forse anche due. Però prima di investire su un'altra arma, bisogna trovare una degna erede. Parchio. Questo è un tronco. Un tronco. Quella runa là quanti anime mi deve fare perdere? Questa spiglia sono sbarcate una manicata di persone. Che non sono zombie, con quelli là sono diversi. Qua ci sarà una grotta. Non capisco. Guino. Il pinguino al volo, ok. Ma là c'è un altro di quei voli buoni. Di gallina a 4 di serve per livellare. Devo trovare un punto buono per livellare. Sento una palla. Thank you.
trovato qualcuno che sfarfallia. Ma non ce ne sono grotte qui, è possibile? Oh, si è arrabbiato il polpino, si è arrabbiato il polpone. Vieni qua, vieni qua. Messo la mano sul fuoco. Mi sarei scordato. Dove ero stato prima? Sì. Ah. Dove c'è il coso poi devo proseguire, molto bene. Va bene, mi fermerei qui adesso. Incrementi durati, bene, daremo al chilo. Oppini.